Con i cavalli si impara molte cose. Credo che è una disciplina che aiuta molto a sviluppare la comprensione. E per me il cavallo è un grande educatore. Io questo maneggio ho aperto nel 1969. Avevo 27 anni. Qui abbiamo un agriturismo. Io penso abbiamo inventato l'agriturismo noi. Abbiamo sempre provato a mantenere la semplicità, la rusticità dell'ambiente. Cominciamo il lavoro serio da aprile in poi. A me piace molto insegnare il primo approccio a cavallo. Io penso il contatto con gli animali fa molto per rendere più sensibile verso i bisogni degli altri. Qui l'estate sono io che porto fuori i ragazzi, faccio le passeggiate un'ora, due ore, anche per due giorni abbiamo fatto un bivacco con i ragazzi dormendo fuori sotto le stelle. I ragazzi che vengono da me per fare questi corsi sono ragazzi speciali, già. Sono ragazzi che già collaborano con me, con chi lavora, con chi insegna, perché capiscono che l'equitazione è in se stessa una collaborazione. Il ragazzo timido diviene un po' più coraggioso, il ragazzo più prepotente diviene forse più umile. Io penso che l'equitazione ci modifica in sensi molto positivi. Ho un istruttore, si chiama Eraldo, è bravissimo, insegna con passione. Eraldo scherza molto e è un buffone perché a volte prende in giro. E come? Eraldo! Oh, rifallo Susanna, com'è che fai con la mano? Eraldo è molto simpatico, scherza sempre, però è anche severo, ci tiene che noi impariamo a cavalcare. Io voglio bene, diciamo, a tutti i cavalli, ma certi cavalli sono quelli speciali nella tua vita. Trovo molta soddisfazione, perché quando insegno a principianti soprattutto e vedo in loro la gioia quando cominciano a trottare, poi il primo momento che galoppano, io li porto fuori in passeggiata e si fa una galoppata un po' in salita, più facile. Guardo dietro e vedo questi sorrisi. Come fai a smettere? Horses mean a lot to me, and I really think that they can reflect the person you are. When you study the horse, you can just get to know yourself and or other people. Se sei brava a montare, ti senti leggera, sembra di volare sulle nuvole. Io arrivando appunto qui a Rendola pensavo di non saper fare nulla e invece no, ho capito che comunque impegnandosi in qualcosa veramente si può appunto imparare e migliorare giorno dopo giorno. Cosa può dare in più nella vita un cavallo? Beh, secondo me intanto porta tanta gioia e tanto affetto. Inoltre è un animale maestoso e fiero che trasmette sicurezza. Fiorendola ci sta benissimo, è perfetto, in campagna, in un bel posto. Il
cavallo mi ha insegnato di non arrendermi mai, di essere più sicura di me.